CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. Da buona giornata ai nostri ascoltatori, edizione delle 12 del notiziario locale qui da Radio CBSN. La prima cena pugliese dei leader mondiali presenti al prossimo G7 dal 13 giugno qui nella nostra provincia. Parteciperanno ad una cena presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si svolgerà presso il Castello Svevo di Brindisi. Brindisi quindi all'attenzione mondiale, una straordinaria importanza per tutto il territorio che potrà far aumentare la presenza dei turisti e chissà l'occasione per nuove iniziative imprenditoriali. L'osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha reso noto che al fine del contenimento e contrasto alla diffusione della xylella, entro il prossimo 5 maggio, con varie lavorazioni del terreno come arature, fresature, trinciature, per ridurre la popolazione giovanile del vettore della sputacchina. È obbligatorio effettuare le lavorazioni dei terreni nell'intero agro comunale di 4 comuni, che vi ricordiamo sono Villa Castelli, Ostuni, Celia Messapica e Cisternino. I soggetti pubblici e i privati devono intervenire anche su superfici agricole non coltivate, nelle aree verdi del verde pubblico, sui bordi delle strade e ancora canali e superfici demaniali. L'amministrazione di Ostuni, in collaborazione con la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, ospita il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli per un incontro pubblico aperto a istituzioni e cittadinanza. L'evento si terrà lunedì 22 aprile alle ore 10:30 presso la sala conferenze dell'Hotel Monte Sarago. Il ministro visiterà anche la struttura della Nostra Famiglia, punto di riferimento per la disabilità a livello territoriale. Prestigioso riconoscimento per Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi. Il suo impegno a promuovere la Puglia gli è valso il premio Destination Marketing Awards 2024. Nella motivazione si legge: la sua è una visione innovativa del turismo e dell'ospitalità, attraverso cui si impegna a promuovere con efficacia il comparto del turismo in Puglia, puntando ad una economia territoriale che investe soprattutto su innovazione, ambiente e cultura. Diritti civili e parità di genere, un incontro presso Castello Imperiali a Francavilla Fontana per il pomeriggio di oggi alle ore 16, un appuntamento per parlare di doppio cognome e fornire suggerimenti. È prevista la partecipazione di autorevoli relatrici, una docente appunto dell'Università di Cagliari, Carla Bassu, l'avvocata Antonella Anselmo e ancora la docente di storia dell'arte Barbara Belotti. In occasione della nona edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, promossa dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Atena Onlus e celebrata il 22 aprile, i consultori familiari dedicano la settimana dal 18 al 24 aprile all'informazione, prevenzione e cura al femminile. Il responsabile dell'unità di coordinamento dei consultori della ASL di Brindisi, Antonio Fanigliulo, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione diretto da Stefano Termiti, ha organizzato appunto un Open Week con accesso libero nelle varie sedi della provincia con incontri a tema. E a proposito di questi incontri ne ricordiamo alcuni: presso il consultorio di Ostuni, la prevenzione oncologica e la prevenzione IVG il 18 e il 19 aprile dalle 8 alle 13. Ancora segnaliamo presso il consultorio familiare di Ceglia la salute della donna nelle varie età della vita il 19 e 23 aprile dalle 9 alle 13 ed ancora a Mesagne pubertà, l'età del cambiamento e della conoscenza, un pomeriggio in compagnia delle ostetriche per affrontare vari temi, ciclo mestruale, contraccezione d'emergenza, prevenzione il 22 aprile dalle 15 alle 17:30 ed infine segnaliamo presso il consultorio familiare di San Vito de Normandi, il tema è la salute della donna nelle varie età della vita. In programma il 22 aprile dalle 9 alle ore 12.
Una imbarcazione sequestrata a seguito di un reato di immigrazione illegale è stata affidata all'Associazione di Promozione Sociale per la realizzazione del progetto socio-educativo denominato Ripping Soul Demetra. Io sono, io posso. L'Associazione Demetra per la Vita ha sede a Mesagni. I protagonisti del percorso saranno i giovanissimi individuati dai servizi sociali del comune di Mesagni insieme ai minori delle organizzazioni territoriali del terzo settore. I lavori inizieranno sabato prossimo alle 16.30 presso la Marina di Brindisi con la collaborazione dei tecnici del cantiere navale danese. L'Avis Comunale di San Vito, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, con il sostegno di Fondazione Con il Sud, organizza per domenica 21 aprile una raccolta di sangue dalle 8 alle 12 presso la ASL di Viale Ono. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 328-5362-169. Sabato 20 aprile, nell'ambito della stagione di prosa del Comune di San Vito dei Normanni e del Teatro Pubblico Pugliese, debutta nel Teatro Tex Guerra, storie di donne e di guerra. In scena l'artista sanvitese Altea Chionna, interprete e regista di questa produzione. L'Infopoint di San Vito dei Normanni e la cooperativa Talassia propongono un fine settimana tutto dedicato ai piccoli dai 4 ai 13 anni, alla scoperta dei tesori della città attraverso il racconto di una guida. I bambini scopriranno la bellezza dei luoghi, gli antichi racconti e i giochi di un tempo. Il primo appuntamento si terrà sabato 20 aprile con inizio alle ore 17, percorrendo le vie del centro storico. Il secondo incontro si svolgerà domenica 21 aprile alle 17 presso l'antico insediamento rupestre di San Biagio. I bambini e i loro accompagnatori conosceranno in questo luogo magico i territori lontani, i simboli appunto dell'antichità e i personaggi misteriosi. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo. Per partecipare ricordiamo che è necessario ed è anche obbligatorio prenotarsi presso l'Infopoint, sito in piazza Leonardo Leo. Ed infine ricordiamo con un comunicato che l'Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per migliorare il servizio nell'abitato di San Vito dei Normanni. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere. Per questi lavori sarà necessario sospendere l'erogazione idrica il prossimo martedì 22 aprile nelle contrade Pezze d'Acqua Fresca, Medico, Specchia di Mare e nelle vie Calcagni, 1 maggio, 2 giugno, via Mare, via Mele, via Pagliara e strade limitrofe. La sospensione avrà la durata di 8 ore dalle 8 alle ore 16. I disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità idrica. Acquedotto raccomanda ai residenti interessati di consumare solo il necessario per evitare disagi. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Ricordo prossimo appuntamento con le notizie locali questa sera alle ore 20. Grazie a tutti da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che anche oggi ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui apuliawebtv.it.